Sono Lorenzo Castellani, sono un ricercatore, docente in storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli di Roma. Ma oggi è difficile rispondere alla domanda chi ha veramente il potere in Italia, proprio perché la caratteristica delle nostre democrazie è quella di organizzare il potere su più livelli, e non è solo un potere politico rappresentativo. Mi spiego meglio, su più livelli perché a seconda delle questioni di cui discutiamo possono avere un maggiore potere gli enti locali, il governo centrale, o l'Unione Europea, ad esempio, o in alcuni casi addirittura i regolatori internazionali o i mercati. E dal punto di vista invece del rapporto tra il popolo e il potere, non c'è solo l'elezione o il Parlamento come tramite tra le persone, i cittadini e il potere, ma naturalmente esistono tutta una serie di istituzioni che svolgono ruoli economici, regolatori, giudiziari, anche questi multilivello, sia a livello nazionale che sovranazionale, che impongono decisioni sulle nostre vite. Per cui ci sono tanti attori che esercitano il potere a seconda dei temi, a seconda delle occasioni, è preponderante più l'uno o l'altro. Diciamo che noi dobbiamo immaginare il ruolo del Presidente del Consiglio come un nodo importante all'interno di una rete. Quindi un Presidente del Consiglio deve essere capace di muoversi, intavolare trattative, esercitare poteri a vari livelli. A livello internazionale, a livello europeo, a livello nazionale, naturalmente con gli atti amministrativi e la legislazione nazionale, ma anche appunto nei rapporti poi con gli enti locali. Sì, il libro è qui, ve lo faccio vedere, L'ingranaggio del potere, edito da Liberi Libri, uscito alla fine del 2020. La tesi appunto di questo libro è che noi viviamo in un regime politico che oramai si fonda sull'integrazione tra la tecnocrazia, quindi tra persone che occupano un determinato posto di potere sulla base della loro competenza e della loro professionalizzazione specifica, un potere che si esercita appunto in istituzioni che sono non maggioritarie, direbbero gli anglosassoni, cioè che non si richiamano al principio di rappresentanza, come ad esempio le banche centrali, come i tribunali, come i vari enti regolatori, le authorities, le burocrazie, e invece la democrazia nel senso più classico rappresentativo, quella dei partiti, quella dei leader. Oggi non c'è una preponderanza di uno di questi due elementi, ma tutte le decisioni che vengono prese per regolare la nostra arena pubblica passano sia da enti tecnici e da tecnocrati, sia dalla politica. E c'è quindi questo gioco sottile tra due figure, il tecnico e il politico. Naturalmente in questo processo, fino ad oggi i tecnocrati sono stati favoriti dalle dinamiche della globalizzazione e del capitalismo, perché naturalmente queste hanno richiesto sempre di più degli organi sovranazionali, un'integrazione tra mercati e istituzioni sempre più forti, e quindi il potere in termini di funzioni e competenze in capo agli enti tecnocratici è largamente aumentato. Al contrario, la politica non è stata più capace, spesso proprio per aver rinunciato a questo ruolo, di riappropriarsi sia della funzione di rappresentanza in senso proprio, sia di poteri che oramai aveva scelto di devolvere altrove. Il tecnocrate, diciamo, scherma la propria responsabilità dietro la competenza. La decisione è giustificata sulla base della scienza, della tecnica, dei dati, e quindi per questo motivo non c'è bisogno di dare spiegazioni ai cittadini, al popolo, ai contribuenti. Al contrario, il politico molto spesso si esercita nella funzione di dire è colpa degli altri, è il sistema che non mi permette di decidere di realizzare ciò che vorrei. E dunque non c'è una responsabilità della politica rappresentativa, perché appunto un politico dichiara sempre di voler fare il bene dei più, ma la colpa va ricercata altrove, va ricercata nelle grandi strutture burocratiche, finanziarie, giudiziarie e via dicendo. No, i lobbisti incontrano i tecnocrati, spesso anche più dei politici. Naturalmente il tecnocrate decide quasi sempre su questioni peculiari, su questioni specifiche.
Quindi per chi esercita un'attività di lobbying è fisiologico andare a incontrare dei tecnocrati per risolvere i problemi di rappresentanza degli interessi. Per il politico generalmente invece si occupa di orizzonti più ampi, di interesse pubblico, di interesse comune, di strategie di lungo periodo. Ma una lobby trasparente, ben organizzata, comprensibile, intelligibile per i cittadini, è sicuramente non onet. Casi invece di, come dire, eccessiva collusione o di pratiche poco chiare, poco comprensibili, possono aggiungere disagio ai nostri regimi democratici. Dipende sempre dalla qualità e dalla professionalità di chi esercita questa professione, come del resto anche tutte le altre. No, la professione del lobbista è una professione, diciamo, fisiologica rispetto alla democrazia. Non c'è democrazia senza rappresentanza di interessi.